Ciao, oggi siamo a Rimini a un collaudo di una pompa di calore geotermica per l'utilizzo del riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria di una serie di appartamenti che fanno parte di un condominio orizzontale da 7 unità. Oggi ti racconto la centrale termica e come sono state realizzate le sonde geotermiche. Eccoci qua, partiamo dagli accumuli. Il generatore lo vediamo dopo e la fonte alla fine. Allora, gli accumuli, abbiamo qui due accumuli, due bollitori di acqua calda sanitaria, quindi qui dentro c'è proprio acqua calda sanitaria per 7 appartamenti. Infatti abbiamo un 1000 litri e un 800 litri che sono collegati uno con l'altro attraverso una pompa di travaso. In questa maniera abbiamo a disposizione 1800 litri che sarebbe stato impossibile contenere in questa centrale termica già realizzata anni fa, e abbiamo scelto di dividere due cose. La pompa di calore lavora su uno scambiatore a piastre e a sua volta lo scambiatore a piastre lavora con i due accumuli e con i due bollitori di acqua calda sanitaria. Qui invece abbiamo un puffer di acqua tecnica, l'acqua che facciamo girare nell'impianto di riscaldamento a pavimento in questo caso, e viene utilizzato sia per fare riscaldamento ma anche per fare raffrescamento. Infatti, vedi? È stato rivestito con alluminio appositamente perché deve essere coibentato e non fare condensa quando la pompa di calore va a fare raffrescamento, quindi quando qui all'interno abbiamo acqua fredda e non più acqua calda. Dietro abbiamo fatto tutta una serie di valvole per stratificare in maniera diversa l'acqua. Infatti, d'inverno, quando facciamo il raffrescamento, avremo la mandata verso l'alto e il ritorno verso il basso, in modo che l'acqua stratifica verso l'alto. E mentre d'estate rovesciamo il ciclo in modo da stratificare, utilizzare l'acqua più fredda che è verso il basso e la mandiamo nell'impianto di raffrescamento. Qui invece abbiamo la pompa di calore geotermica. Eccoci qui. Allora, questa è una pompa di calore da 40 kW termici che utilizza le sonde geotermiche verticali, abbiamo 7 sonde, per poter riscaldare l'acqua. È una pompa di calore di tipo industriale, perché stiamo parlando di 40 kW, quindi molta potenza, che sicuramente è in abbondanza se dovessimo riscaldare una casa. Qui abbiamo 7 case da riscaldare. Ma al di là della pompa di calore, che ovviamente è collegata online, mi interessa mostrarti le sonde geotermiche. Allora andiamo dietro a vedere le sonde geotermiche. Eccoci qui, allora, questo è il campo geotermico. Qui abbiamo, come vedi, 7 sonde che vanno dentro nel terreno a una profondità di 100 metri. Quindi riusciamo a ricavare energia dal terreno e senza avere un'unità esterna della pompa di calore. Beh, mi chiederai, ma allora il terreno è caldo per ricavare energia? No, queste sonde stanno lavorando a una temperatura che oscilla dai 9 ai 14 gradi, quindi riusciamo a ricavare energia anche da queste basse temperature. Il vantaggio qual è? Che se anche all'esterno abbiamo meno 5, le sonde continueranno comunque a lavorare tra i 9 e i 15 gradi, ovviamente se c'è un buon scambio termico. Ci hanno segnalato più volte magari delle anomalie su pompe di calore geotermiche, dovute al fatto che la pompa di calore va in blocco. Ecco, in molti casi cosa succede? Succede che le sonde non sono sufficienti e quindi quando la pompa di calore si accende, va a raffreddare troppo le sonde, arrivando anche a zero o sotto zero, e quindi la pompa di calore va in protezione, altrimenti si creerebbe del ghiaccio all'interno delle sonde. Considera che c'è comunque del glicole già precaricato in modo da evitare questo problema del ghiaccio. Ecco, ci tenevo a mostrarti quindi anche il campo geotermico, che fino ad oggi invece ti ho mostrato nei miei video solo pompe di calore acqua-acqua. Questa è un'ottima soluzione a mio avviso, soprattutto condominiale, quindi dove non c'è lo spazio per mettere una unità esterna, dove abbiamo bisogno di diversa potenza. Ecco, le sonde geotermiche orizzontali, visto che non costano così poco, a mio avviso trovano un'ottima applicazione in un contesto come questo. Con questo io ti saluto, ti do appuntamento al mio prossimo video. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video.